Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Allora, ieri avete visto che ho buttato fuori, si è brutto, ho fatto il video della ricetta del pesto con la rucola. Rucola grana, vabbè, andatevi a vedere la ricetta se non l'avete vista perché è uscita ieri. E adesso faccio il mukbang appunto con il pesto appena fatto. Lo faccio qua in cucina, va, che tanto sono qua da sola. Spero si veda bene. Spero. C'è dentro qualche fogliolina, ma perché ho usato per mettere dentro la pasta il piatto che avevo dentro la rucola e perciò l'ho lasciata 2 o 3 foglioline dentro. Buon appetito. Assaggiamo. Voi non potete capire la bontà, vi giuro, voi non potete capire, è buonissimo, vi giuro, fidatevi, provate a farlo e poi mi direte. E poi mi direte com'è, perché è buonissimo. Fatto in pochi minuti. Allora, vi ricordate ieri, o l'altro ieri non mi ricordo, che vi avevo detto che avevo preso una saccagnata, ecco, vi racconto cosa mi è successo. Ormai sono passati un paio di giorni, 3 giorni, ve lo posso anche raccontare perché non sono di quelle io che vuole fare pietismo, che vuole fare pena, che non me ne frega niente, perciò ho fatto finta di niente, ho continuato così. Difatti, come vedete, non ho neanche più fatto live, appunto per questo, perché mi sono fatta malissimo. Mi sono fatta malissimo 3 sere fa andando a portare l'apo. Mi sono fatta veramente malissimo. Mo' vi racconto anche cosa mi è successo. Ho preso tanta paura, vi giuro, ho preso tanto spavento. Ma veramente tanto. Cosa è successo? C'è stato il temporale tutto il giorno. Ok? C'è stato il temporale. Aspettate un attimo. Eccomi qua, pensavo avessero battuto la porta, invece no. Allora, c'è stato un gran temporale che è durato praticamente tutto il giorno, non finiva più. Era tutto un smettere il temporale, 10 minuti dopo ripartiva. È stato proprio per l'apo un inferno, perché sapete la paura che ha, poverino, e perciò per lui è stato brutto. Ecco, perché ha avuto paura tutto il giorno. È arrivata sera. È arrivata sera. Erano le 11 passate. Giovanni si era addormentato e l'apo dovevo portarlo a fare pipì. Per forza di cosa dovevo portarlo a fare pipì, però aveva paura, non voleva andare, capito? Non voleva. Però ho detto: cavolo, sono le 11, è stato portato a mezzogiorno e mezzo, poi non è più voluto andare perché appunto è stato tutto un continuo di temporale. E alle 11 ho detto: vabbè, oh, lo porto, via. Anche se ha paura, lo porto. Ok, perciò messo il guinzaglio, già non voleva andare perché tirava per venire dentro, però ho detto: no, adesso andiamo, ok, andiamo. Si è avviato giù per le scale e io non me ne sono accorta che andando in giù, poverino, dalla paura, ha fatto pipì giù e giù per tutte le scale. Camminava e faceva pipì. Ma io non me ne sono accorta perché era più avanti, perché io avevo il guinzaglio quello lungo 5 metri, lui era più avanti. Perciò io non me ne sono accorta. Nella seconda rampa di scale sono scivolata nella pipì appunto che c'era per terra nelle scale che aveva fatto, sono scivolata e sono caduta giù per le scale. Cioè poteva essere, cioè veramente mi potevo fare malissimo, ma ho preso tanta paura. Guardate, sono fortunata, tra virgolette fortunata, ma io mi dico fortunata perché io avendo il ginocchio da operare, che ve l'ho detto tante volte, avendo il ginocchio da operare,
Non vado mai giù normalmente per le scale, ma faccio un gradino piano piano alla volta perché ho sempre paura che il ginocchio mi ceda e cado. Perciò faccio le scale tenendomi sempre, non vado mai giù e vado giù piano, un gradino alla volta. E meno male perché tenendomi, quando sono scivolata, per fortuna non sono caduta in avanti, ma sono caduta indietro, ma ho fatto 4-5 gradini col culo dietro la schiena e ho sbattuto dappertutto. Capito? Ho sbattuto. Mi sono alzata e lì per lì ho visto che non mi ero rotta niente. Non mi ero rotta niente, per fortuna. Sono andata giù anche perché lì per lì avevo l'adrenalina, il male, tutto quanto e la paura. E ormai ero quasi in fondo. Ho portato fuori l'acqua a far pipì. Ha fatto presto e sono venuta su. Sono venuta su, vi giuro che tremavo, perché avevo preso veramente paura, perché se andavo in avanti, quel peso mio, cioè veramente mi facevo veramente male, mi facevo. Sono venuta su subito lì per lì, sapete, le botte, non è che le senti subito, non le senti subito. La notte ho dormito, non avevo le gambe senza riposo, ma non ho dormito quasi niente perché avevo male, vi giuro, non sapevo dove girarmi. A pancia in su non potevo stare perché avevo male tutto dietro al culo, avevo male e alla parte qua della schiena avevo un male che voi non potete capire, non riuscivo a stare. Se mi giravo da sto fianco qua mi faceva male il ginocchio perché cadendo avevo messo il piede così. E ho sbattuto il ginocchio sul gradino e avevo male lì. In fondo qua, sopra la caviglia, ho preso una gran botta anche lì che è tutto nero. Cioè, mi sono fatta male. Cioè, mi sono fatta male qua che non è niente questo. Poi ho sbattuto, non so se si vede il livido. Oltre alle braccia alate, non so se riuscite a vedere il livido. Ho un livido qua. Non vi dico dietro, tra la schiena e il sedere, non vi dico, sono nera. Ieri Giovanni mi ha fatto le foto. Ieri Giovanni mi ha fatto le foto perché ho detto no, io da dietro non riesco a vedermi. Fammi le foto te, dimmi se sono nera. E ci ha visto, ha detto porca miseria, ha detto metti una mano. Vicino alla gamba per vedere quante grandi le botte che hai. Cioè, mi ha fatto mettere la mano, le foto gliele ho fatte vedere nel gruppo, vabbè, a Luisa, a Mary, a Alessia, gli ho fatto vedere le foto. Non le farò vedere anche perché si vede il mio culo, penso che nessuno lo voglia vedere. Mi ha fatto le foto, cioè, ho due lividi così che oggi sono ancora più neri dietro, tra la schiena e il sedere. C'ho due lividi neri. E io fino a ieri non vi dico la fatica che facevo a sedermi. Non avrei neanche potuto fare live perché non riuscivo a star seduta. Cioè seduta anche nel letto, non riuscivo a stare dal male che mi faceva dietro dalle botte che ho preso. Difatti ho detto non le faccio le live, ho fatto dei video che duravano quei 10 minuti, 15 minuti, stoppando e dovendomi alzare, ok? Perché non riuscivo a star seduta. Oggi meno male, per fortuna che oggi sto molto meglio, anche se devo stare, come vedete, in avanti perché non riesco a stare appoggiata perché mi fa ancora male tuttora, capito? Non riesco a stare molto appoggiata perché poi le botte, ragazzi, e dopo il giorno lì non avevo. Ho detto vabbè, mi sono fatta poco male. La notte ha cominciato a farmi male, vi giuro, ovunque. Ho preso spavento perché ero consapevole di dire mamma mia, mi è andata benissimo perché se cadevo in avanti. Se non mi tenevo e se cadevo in avanti sarei all'ospedale sicuramente. Perché se cade uno magro è un conto,
e si può far male anche uno magro, per carità. Però se cado io dalle scale col mio peso, ciao, capito? Sarebbe stato veramente pericolosissimo e non dico altro. Difatti dovevo fare i giochi, il gioco con mio figlio qua e là. Io vi ho trovato fuori delle scuse, scusatemi, ma perché non mi andava di dire oddio, mi sono fatta, sto malissimo qua e là, me ne fregava un cavolo, capito? Non mi piace a me fare la vittima di dire oddio, mi sono fatta malissimo, potevo mangiare. Ecco, adesso che sto bene ve lo dico. Ecco, adesso che mi sta passando quasi tutto, ve lo dico. Però per 2 giorni, barra 3, sono andata avanti a prendere occhi, attachipirina 1000, per i dolori che avevo, vi giuro, ma un male, più che altro dietro tra la schiena, e meno male che non ho sbattuto proprio in mezzo nella schiena dove c'è la colonna, meno male, ho sbattuto proprio dietro. Tra il fondo schiena e il culo, dai, diciamo così, tra debba, ma ho sbattuto veramente forte. Tant'è che vi giuro che quando sono arrivata su, mi sono seduta qua perché avevo le gambe che tremavano. È venuto fuori Giovanni dalla camera che si era addormentato e mi fa: ma cos'è stato? Cos'è successo? Cos'è stato quel botto giù per le scale? Ha sentito perfino mio figlio il botto. Allora gliel'ho raccontato che sono caduta qua e là, ecco. Ha sentito il botto perché non ho urlato, non è che ho urlato. Però, mamma mia, me la sono vista brutta. Ma no, dai, ve lo racconto perché tanto. È passata e dai, è passata e non ho, è andata bene. E tutto perché l'apo aveva fatto pipì giù e giù per tutte le scale, perché poi mezz'ora dopo che mi era passata, ero più tranquilla, non ero più agitata qua e là, perché subito il male non è che lo sentivo, capito? Ho preso il moccio, la varichina, l'acqua e sono andata giù a pulire le scale, perché non è che potevo lasciare le scale con la pipì su e su dappertutto. Perciò sono tornata giù, ho pulito le scale dalla pipì e poi mi sono sdraiata e la notte ho cominciato il male dappertutto. Comunque dai, è passata anche questa e meno male. Perché purtroppo, come vi avevo già detto, che la volta scorsa, settimana scorsa, aveva fatto pipì su tutto il letto di Giovanni dal gran botto di temporale. È corso in camera, è saltato sul letto, ha fatto pipì ovunque sul letto. E mo l'ha fatta giù per le scale. L'ha fatta. Purtroppo l'acqua ha troppa paura del temporale, capito? Poi adesso che è anche vecchiotto, ha pure anche la vescica debole, perché sicuramente avendo quasi 14 anni avrà pure la vescica debole, poverino, capito? Perciò se prima magari a chi aveva paura la tratteneva, adesso essendo vecchiotto e la paura non la trattiene più la pipì e perciò l'ha fatta, capito? Adesso che lo so, la prossima volta starò molto più attenta e lo faccio stare lui dietro e io davanti, capito? Lo faccio stare lui dietro e io davanti. Per onde evitare ancora che succeda qualcosa, capito? Perché, beh. Comunque buono, ragazzi, veramente.
Veramente buono sto pesto qua. Provatelo e poi ditemi. Perché vi giuro, sapete cosa che ho sbagliato? Secondo me ho messo un po' troppo olio. Ho messo un po' troppo olio. Ma che cazzo, si è accesa l'acqua? Si è rotto il rubinetto un'altra volta. Si è sentito il rumore? Si è rotta la guarnizione un'altra volta. Sento l'acqua che viene giù, prima non si sentiva. Vabbè, comunque ragazzi. Io vi saluto, vi mando un bacio, se vi va lasciatemi un like, un commento, quello che volete, vi do appuntamento alla prossima, ciao!